Allora, buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento della rubrica di Polyenergy sulle conseguenze del coronavirus. Io sono Martina Tibaldi e qui con me c'è Andrea Basile e oggi siamo qui con Irene Zaghi e Clara Solera, e sono due infettivologhe specializzate dell'ospedale Sant'Orsola di Bologna con cui parleremo dell'impatto e delle ripercussioni che il Covid ha avuto e purtroppo sta tuttora avendo su medici e pazienti. Se volete presentarvi, farci sapere un po' qualcosa di voi prima di incominciare le domande. Ok, ciao, io sono Irene e sono qua con Clara. Siamo tutte e due specializzande in malattie infettive nel reparto di malattie infettive del Sant'Orsola di Bologna. E siamo entrambe al terzo anno e su un percorso che dura 4 anni di specializzazione. Sì, ci siamo occupate tutte e due, fondamentalmente abbiamo lavorato entrambe sui pazienti con coronavirus. E io specificamente nel primo reparto che è stato aperto qui di coronavirus, di pazienti con coronavirus, che poi diciamo si è esteso per necessità di posti letto. E basta, ecco, direi questo è un po' Sì, nel la nostro presentazione. ospedale diciamo che l'inizio dell'epidemia è stata gestita fondamentalmente dall'equipe delle malattie infettive nel nostro padiglione, nei nostri reparti. Poi con l'aumentare dei casi si è dovuto piano piano trasformare anche tanti altri reparti normalmente dedicati alla medicina interna, altre medicine, alla chirurgia, in reparti prettamente Covid, inizialmente gestiti da noi di malattie infettive, poi questa cosa per Per necessità. necessità si è esteso anche alle altre specialistiche. Comunque sì, diciamo Esatto. che l'abbiamo vissuta e ne abbiamo fatto esperienza proprio dal primo paziente fino a questi ultimi che piano piano si stanno ancora vedendo. E per darvi un ordine di idea un pochino di come è il reparto di malattie infettive, qui ci sono 30 posti letto, okay, in un reparto dedicato alle malattie infettive normalmente. All'epoca dell'esplodere, diciamo, del Covid, penso che ce n'erano tipo più di 300 in tutto il policlinico di posti letto solo per pazienti Covid, e non conto magari neanche tutti i posti letto della rianimazione. In questo conteggio, più altri due ospedali, cioè qui di Bologna, l'ospedale maggiore e il Bellaria, che anche loro avevano un bel po' di posti letto per pazienti con coronavirus e anche delle rianimazioni dedicate al coronavirus, per fare un ordine un po' di, diciamo, quanti pazienti avevamo qui. E all'inizio, sì, è stato difficile anche perché era una cosa che era nuova per tutti e quindi anche per noi. I pazienti arrivavano dopo un po', diciamo, di andamento della malattia, quindi già in condizioni comunque gravi, severe, e eravamo anche senza armi per affrontare, con armi intendo anche terapie, a parte l'ossigeno o intubare o mettere delle maschere per dare ossigeno, che quindi dà un supporto al paziente per poter respirare. Noi in altri casi mettiamo dei farmaci che aiutano a lottare contro le infezioni, a lottare contro l'infiammazione. In questo caso non avevamo niente e il paziente non poteva aspettare che noi inventassimo qualcosa, purtroppo. Per cui è stato molto difficile. Sì, all'inizio ci sono state varie situazioni in cui i malati di Covid con anche sintomi lievi, una solo febbricola o tosse non particolarmente importante, restassero a casa per una serie di giorni fino a che non si aggravavano, non aumentava la febbre, non aumentava la dispnea e la difficoltà respiratoria. E quindi ci sono state molte occasioni in cui ci siamo visti arrivare in pronto soccorso e poi dopo in reparto più pazienti contemporaneamente, tutti con uno stato di gravità medio-alto, cioè quasi non più da reparto, ma da direzionare direttamente in terapia intensiva. Quindi una delle difficoltà iniziali, oltre alla novità della malattia in sé, è stato riuscire a gestire nello stesso momento, che molto spesso si trattava delle 11 di sera, Sì, esatto. mezzanotte o delle 3 di notte,
non un paziente grave, non so, una decina di pazienti lievi che magari si poteva ritardare di qualche ora la presa in carico completa, così, ma una serie di pazienti in parallelo, nello stesso momento, tutti con una gravità medio-alta. E ci trovavamo proprio in difetto di personale, equipaggiamenti, posti letto, di tutto. Giustamente si parlava anche della necessità di posti in rianimazione, perché un paziente che non riesce a respirare, diciamo, in un determinato momento, non si può tendenzialmente aspettare. Il problema qual è stato pure, diciamo, le difficoltà che abbiamo incontrato è che un paziente che respira molto molto male viene intubato a giorno 0, a giorno 15 purtroppo c'era tanta difficoltà per togliergli questo aiuto del respiratore, per cui si occupavano i posti ad una velocità veramente folle o non Mantenevano. normale, diciamo così, cioè non a un ritmo normale, e i pazienti non riuscivamo neanche a dimetterli dalle terapie intensive verso altri reparti perché continuavano ad essere molto gravi. Quindi la terapia intensiva non riusciva, a prendere nuovi pazienti. E quindi noi li gestivamo fino all'ultimo in reparto, fondamentalmente, che non ha gli stessi sicuramente né Presidi. presidi né mezzi, ma neanche a volte le giuste competenze per gestirli al meglio questi pazienti. Ci abbiamo messo tutto l'impegno del mondo e sicuramente i colleghi ci hanno aiutato tantissimo. Gli anestesisti venivano 2 o 3 volte al giorno in reparto a chiedere, a vedere, a rivalutare i pazienti. Però è vero che Però la gestione comunque rimaneva la comunque in mano a un gestione reparto di di malattie medicina intensive, di in cui non gestiamo di solito insufficienze respiratorie gravi. con anche ovviamente la difficoltà nel senso della vestizione, cioè noi normalmente in Infezione. malattie infettive siamo abituati anche alle malattie contagiose, certi tipi di meningiti, le tubercolosi, varie malattie infettive e Morbillo. contagiose, esatto, per cui si attuano una serie di precauzioni dal tipo di mascherina, dal tipo di guanti, eventualmente il camice di copertura. Ecco, questa situazione invece è stata abbastanza esagerata, come cioè non esagerata, nel senso. Diciamo che il fatto che fosse così infettante, soprattutto anche magari fra di noi, all'inizio si prendevano tante precauzioni, magari giustamente con i pazienti, ma fra di noi magari un po' meno, ma perché non ne avevamo neanche la conoscenza di questa cosa qui che girasse magari anche al di fuori di quello che può essere il reparto di degenza, per cui anche fra di noi all'inizio in ospedale di solito non vedete i medici che girano tutti con le La doppia mascherine, mascherina, la doppia cuffia, mascherina, il cuffia. guanto, gli occhiali, i calzari, sovrascarpe, non si, di solito non si usa, quindi è stata una difficoltà anche di Logistica per noi, logistica ecco. del Capito. singolo medico, operatore, infermiere, di tutti, oltre anche ovviamente che Mancavano. le nostre strutture Non non sono sono fatte, previste, no, cioè non non è sono previsto un previste. percorso per una patologia con un tipo Contagiosa, di esatto. contagio, per cui ci si è dovuti reinventare anche i vari percorsi di spostamento dei pazienti. Anche tutti gli esami strumentali, fare un RX, fare una TAC, fare una colonoscopia, perché comunque i pazienti col coronavirus non solo hanno in tanti casi il coronavirus, ma hanno anche tutta un'altra serie di patologie che si possono aggravare con un'infezione comunque sistemica in atto. Quindi sì, diciamo che anche questo punto di vista, che non è medico ma è logistico, è stato molto molto difficile da affrontare, da inventare ogni giorno, che si modificava ogni giorno anche per fare fronte all'aumento esponenziale dei casi e soprattutto che magari parlo per il Sant'Orsola. Però, per esempio, il nostro studio medici quanto farà? 4 metri per 3? Neanche. E siamo 3 medici dentro, per cui anche rispettare le distanze di sicurezza quando uno lavora non è Diventa fisicamente difficile, impossibile per come la certo. struttura,
o le medicine interne che hanno 6 pazienti in una stanza. Non si riesce a fare un isolamento, diciamo, di pazienti, da dire, e anche per gli infermieri, per gli OS, che devono assistere tutti i 6 pazienti dentro una stanza. Ci si mette tutto l'impegno del mondo, però non sono le condizioni ideali. E anche le procedure più banali, come la visita al paziente, prendere i parametri, visitarlo, vestiti e bardati, come ci si deve vestire per questa malattia, non è banale, non è scontato come... Vi garantisco che si suda molto, si suda tantissimo. Cioè, poi le visiere si affannano, uno non vede più niente, va a vedere il paziente mezzo cieco, e mi è già capitato che il paziente, dottoressa, ma ci vede? E lui dice no, non porti gli occhiali. Esatto. Poi appannato esatto, gli occhiali. E io non ho occhiali, ecco, infatti è ancora peggio. Per cui quindi, sì, diciamo che è stata molto... molto difficile anche la gestione poi psicologica delle famiglie, è stata una cosa. Poi un'altra cosa che a me ha toccato abbastanza è anche dal punto di vista del paziente che si trova all'improvviso catapultato in una stanza in isolamento, gli viene detto che deve stare lì da solo, eventualmente se tra virgolette gli va bene, sono stanze doppie, esatto. Quindi ha un compagno di stanza che con la stessa malattia, non so se io vorrei essere ricoverata e vedere un altro con la mia stessa malattia e il suo andamento clinico, non lo so. Comunque in isolamento, dove vanno a visitarlo, prendersi cura di lui, persone, ogni volta diverse, perché ovviamente c'è sempre il medico, l'infermiere, l'operatore sanitario, tutti però uguali perché bardati, non ci riconosciamo neanche tra di noi. E senza quindi riuscire ad avere, non so, un colloquio, sì. Uno scambio di soprattutto, sguardo. Esatto, più che altro tante volte bisognava non anche... si creava un rapporto esatto, vero e cioè, proprio, diciamo, col paziente. Uno vede un'ombra come... che arriva, ti dice due cose, quelle che ti può dire in quel momento, poi magari uno è nervoso perché l'ha visto entrare in quel momento, voleva fare tante domande, se le dimentica. Poi chiama, ma tu magari non hai più i camici per quella giornata. Ok. Cioè, perché ogni volta che voi andate a parlare con un paziente, comunque dovete cambiare tutto quanto. Assolutamente, assolutamente. Esatto. Tutto usa e getta, diciamola così, perché è potenzialmente infetto, perché uno se le toglie, si veste e si sveste. Quindi considerate che comunque l'OS che al vecchietto allettato deve andare a cambiare il pannolone, si deve vestire e svestire ogni volta. L'infermiere entra per dare una tachipirina, entra per dare la terapia del giorno o perché il paziente ha chiamato perché ha un problema. Noi anche che solo perché aiutare. Ha sete. Esatto, anche solo perché ha sete non ha una bottiglietta di acqua e vuole una bottiglietta d'acqua. Cioè, sono tante cose che magari prima non ci facevamo neanche caso, neanche noi. Su. Io avevo un dubbio su e il paziente ha questo problema, non mi ricordo, vado a chiederglielo. Già questo non si poteva più fare. Sì, diciamo che è un po' limitante tutto questo. Esatto, per cui ci parlavamo con l'interfono, però non è la stessa cosa di sentire una voce che urla nella tua stanza... Pedro, ma l'hai preso tu questo farmaco? E il vecchietto ci prova e dice: oh mio Dio, sì! Ma ti ricordi, ma ti ricordi quando? Esatto. 45. Come? Che la reazione allergica? Cioè, ecco, cioè per... Quindi diciamo un banale tra virgolette, però passaggio di informazioni diventa cruciale anche tra voi operatori, esatto. Insomma. Esatto. Certo. Ecco. Ma mentre parlavate mi sono venute in mente un sacco di domande, avete toccato un sacco di punti, no? Che hanno a che fare con un po' questa reazione a un problema che era per voi nuovo, no? Allora mi stavo un po' chiedendo, deve aver avuto un peso psicologico anche dal punto di vista dello stress per voi veramente enorme. Come, cioè banalmente, come avete fatto a gestire un po' questa tensione, questo... penso allora, che sia stato qualcosa con di... Con numerose crisi di stress, cioè noi a un certo punto facevamo un po' a turni,
tipo dei turni di sfogo. A un certo punto i turni dei medici e infermieri non sono stati più in base a orari, ma in base a prevedere quando uno avrebbe avuto il crollo di stress, e a quel punto subentrava quello che l'aveva appena avuto il crollo di stress e si stava recuperando, in modo da creare una media sempre costante, ma efficiente ed efficace. Io questa è una battuta, diciamo, però c'era anche questo. Poi tra il supporto fra colleghi, molto, almeno per me è stato super importante, e io ho iniziato a fumare un po' di sigarette, io non fumavo prima. Okay. E poi forse a un certo punto abbiamo anche capito, allora, un'altra cosa che non abbiamo detto è che inizialmente, ovviamente, l'impegno è stato anche quantitativo in termini di numero di ore passate, continuative passate a lavorare qua dentro. Ovviamente uno che lavora in reparto inizia alle 8 di mattina, normalmente a una certa ora del pomeriggio, finite le varie pendenze del reparto, va a casa, lascia le consegne al medico di guardia. In una situazione in cui arrivavano tanti pazienti contemporaneamente gravi, di cui si capiva poco, vista proprio la situazione, e ti dispiaceva andartene alle 6 di pomeriggio lasciando delle consegne, non sapendo esattamente cosa lasciare di consegna. Quindi si è creata una situazione in cui molto spesso si facevano dei turni, anche non volendo, non costretti assolutamente, ma dalle 8 di mattina alla mezzanotte, il giorno dopo alle 7 sera di nuovo in reparto per incominciare il giro prima, riuscire alle 8 a dare nel briefing un minimo di consegna a tutti gli altri colleghi. Questo forse è migliorato un pochino quando, un po' per anche arrivate allo stremo delle forze, sia fisiche che mentali, si è cominciato a dire no, ok, tu Clara, adesso te ne vai da questo posto e per le prossime 12 ore nessuno ti vede qua dentro. Adesso stacchi, un po' creato, diciamo, una buona solidarietà anche tra colleghi, quello assolutamente. No, è stata salvifica. Sì, assolutamente. Io veramente ringrazio, Clara o chiunque altro adesso, perché Clara è qui come... Io lo dico anche per Irene. No, però è vero, ma anche solo quei momenti magari del pomeriggio in cui uno era giù e poteva andare a parlare con qualcuno che veniva qua, si sedeva e ascoltava. Perché oggettivamente non te la senti di andartene via. No, perché è la tua responsabilità. Esatto. Lo senti un po' come la tua responsabilità. Non te la da nessuno, ma te la assumi tu la responsabilità. È una cosa molto automatica. Spontanea, ecco. Anche perché tutti ci siamo, abbiamo pensato sicuramente anche alle nostre famiglie o ai nostri amici o ai nostri conoscenti. Ecco, ovviamente poi, già dall'inizio tutti ci siamo, anche forse prima, poco prima anche che scoppiasse materialmente nel nostro ospedale l'epidemia, e ci siamo tutti isolati dalle nostre famiglie, da amici, o adesso abbiamo passato 2 mesi a frequentarci tra di noi. Sì. Per forza di cose. Ma sempre dentro l'ospedale, non fuori, perché... Sono arrivate anche delle cene veramente molto molto buone da una serie di ristoranti qua della città che se le ha offerte, e avevamo ogni sera alle 21 l'appuntamento con le cene. Esatto, sì. No, infatti poi... Mm-mm. E poi sì, dicevi del rapporto con i parenti e le famiglie dei pazienti. Allora, come è fatta a gestire, che altro? Quello per me è stato uno dei punti più difficili, perché dover dare delle notizie gravi al telefono, non neanche vedendo le reazioni dell'altra persona, per me è stata veramente una cosa brutta. E tant'è che era uno dei punti che veramente penso causava uno grande stress, almeno in noi medici sicuramente. A un certo punto sono venuti dei colleghi delle cure palliative, quindi infermieri e medici, che sono più abituati, diciamo, nella comunicazione telefonica anche di notizie gravi, che ci hanno dato una mano gigante. Perché loro, prendendo anche in carico, diciamo, tutta la parte di comunicazione telefonica, riuscivano anche a
parlare magari di più di noi con le famiglie e a comunicare magari meglio, nel senso che mi spiego un po' per fare rendere l'idea. Se io, come vi diceva Irene, un po' di pazienti gravi che arrivano tutti di colpo, al pomeriggio, io non ho il tempo di stare con la moglie del signore del letto 6 a parlare mezz'ora. Perché? Perché devo fare tutta una serie di cose per gestire i pazienti che sono appena arrivati. E quindi come finisce? Che io provo, lei mi chiama alle 4, le dico di richiamarmi alle 6, alle 6 ci sto 5 minuti per dire quello che posso nel miglior modo possibile, però non ho avuto veramente una comunicazione effettiva con la signora, che in più magari non lo può neanche sentire, perché una persona che ha perso il telefono in pronto soccorso è stata trasferita in un altro ospedale, quindi l'unica notizia che ha mia, che ha della famiglia, del parente, e quei 5 minuti con me al telefono. Per cui anche questo, cioè a un certo punto avevamo messo anche un orario di chiamate in cui provavamo a fare che uno di noi fosse libero per poter parlare, però giustamente i parenti avevano tanta paura e giustissima ansia e domande a cui a volte non sapevamo rispondere e a volte purtroppo non avevamo tempo. Per cui fortunatamente questi colleghi che ci hanno dato una mano sono stati provvidenziali, perché loro poi chiamavano, noi segnalavamo i casi diciamo più gravi e loro chiamavano mattina, pomeriggio e si riusciva, ci chiedevano le notizie cliniche a noi e così si riusciva diciamo tramite queste persone a fare una cosa almeno fatta meglio, quello sicuramente, ecco. Poi ci provavamo, non è che... Però sì, non si riusciva sempre a fare le cose come si deve fare. Sempre rimanendosi in una situazione di un paziente sia più o meno grave, in isolamento, in una stanza, con i parenti, molto spesso anche loro in quarantena a casa, che magari anche loro stessi contatti, per cui non si possono né vedere, a volte neanche sentire. Sì, io ricordo un caso di un signore in cui c'era questo signore di 80 anni ricoverato con sua moglie ricoverata in un altro ospedale sempre per coronavirus, con il figlio e la nuora ricoverati anche loro per coronavirus in un altro ospedale e rimanevano a casa i due nipoti in isolamento. Immaginate come può essere chiamare questi nipoti che hanno questi parenti sparsi in giro, che non possono vedere, non possono ricevere visite di nessuno. Cioè, era proprio... Non sapevamo neanche cosa dire. Cioè, ci si trova senza parole di fronte a situazioni del genere. Sicuramente. Sicuramente. Che momenti che dovete aver passato. Sì. Anche Irene lo sa bene. Essendo appunto voi infettivologhe, che percezione state avendo della ricerca in questo momento che si sta facendo per debellare il virus? E secondo voi sono sufficienti le misure di contenimento che diciamo si stanno intraprendendo per la malattia? È una domanda molto difficile e su cui si potrebbe parlare tantissimo. Penso che ognuno di noi potrebbe anche darti una risposta diversa, secondo me. Per me, dal punto di vista delle misure, è stato molto duro quello che è stato fatto, ma era necessario, perché qui veramente era una situazione di guerra, di follia totale, e secondo me ne ho notato tanto l'effetto, diciamola così. Quindi capisco anche che si deve pure riaprire a un certo punto, perché la gente sì, ma con la deve mangiare, cognizione. Esatto, il punto è quello. Io ho tanta paura di quello che faranno adesso le persone, per anche quello che vedo banalmente quando torno a casa, perché si è dato l'uso alle mascherine, ma le persone non le sanno portare. Le mascherine si portano sul naso e sulla bocca, non sul collo, sulla bocca, sul naso, o si portano per parlare al telefono o in gruppo, noi ci vedete, però siamo tutti e due vicini con la mascherina. I guanti, se uno si tocca la faccia,
sono inutili. O se uno tocca tutto, si tocca la faccia al supermercato e poi prende le mele, cioè, non è molto utile, secondo me, il concetto, cioè sono... bisogna riaprire, non è possibile una vita ovviamente in quarantena, assolutamente la riapertura ci vuole. E un concetto che forse è molto utile, può molto aiutare, è l'idea che noi ci si mette la mascherina, ci si lava le mani, non tanto per proteggere noi stessi, ma per proteggere gli altri. Il concetto, questo lo spiega molto bene anche il nostro primario. Sì, il nostro primario quello lo questo spiega questo lo spiega molto bene. Non è che io dopo essere stata, mentre faccio la spesa, tocco dappertutto, poi appena arrivo a casa mi lavo le mani come prima cosa perché ho paura di essermi contagiata toccando in giro. Io prima di andare al supermercato, prima cosa che faccio prima di entrare al supermercato è lavarmi le mani perché mi devo considerare potenzialmente infetta da coronavirus e evito di trasmetterlo agli altri. Così metto la mascherina non per proteggere me, ma per proteggere gli altri attorno che sono vicino a me. Esatto. Questo concetto aiuta molto soprattutto in questo momento di apertura. E anche buon senso, secondo me, pure, perché a volte si vedono, ma magari, e che è molto, sicuramente molto difficile, cioè, per me le misure che sono state prese erano giuste, è giusto pure che a un certo punto l'economia deve ripartire, la gente deve, tanta gente che non viene pagata perché non va al lavoro, deve purtroppo mantenersi in un altro... Perché se ho la casa senza balcone al primo piano che dà verso tutto l'interno, posso uscire, andare al parco e fare una passeggiata. Assolutamente. Però nel concetto di... Non fare una festa in casa con 6.000 amici. Non perché in casa è giusto. Ecco, diciamola così, uno può andare a passeggiare al parco, non infetta nessuno se è da solo e si fa il suo giro. Io dico, a inizio aprile, cos'è stato? Pasquetta, ero di guardia, qui bisogna attraversare, diciamo, un pezzo di strada per andare un'altra parte dell'ospedale. C'era una festa in un appartamento dell'edificio di fronte ed erano in 7-8. Cioè, non ha senso farlo così. Ecco. Sì, molto spesso magari si perde un po' il contatto con perché c'è questa misura. Cioè magari a volte uno arriva a questa osservazione, cioè dovete portare la mascherina, dovete mettervi i guanti, però poi uno non fa quel passaggio e dire sì, ma io mi metto i guanti perché? Mi metto la mascherina perché? E questo mi porta a non capire. Oltre al guanto o parallelamente o forse più importante del guanto, l'igiene delle mani, lavarsi le mani appunto prima di andare in contatto con altri per proteggere gli altri prima che se tutti riuscissero, cioè, se avessimo tutti questa premura. Poi a livello della ricerca Se ne sta facendo. Tutti si stanno da tutte le specialistiche, stanno iniziando anche a seconda di cosa vediamo, di cosa scopriamo, tante cose. Il problema è che la ricerca non è una cosa istantanea, nel senso che per poter fare delle affermazioni ci vuole aver visto un certo numero di pazienti, aver fatto un certo analisi statistico, avere il risultato, avere magari anche un'evoluzione di vedere come vanno questi pazienti, quello purtroppo necessita di tempo. Per il vaccino, per esempio, un vaccino prima di essere approvato deve passare tutta una serie di studi, di fasi di studio, di livelli, diciamo anche di sicurezza, perché non è che è il primo che dice ah ma io ho inventato un vaccino a base di candeggina, iniettiamolo a tutti. Magari ha degli effetti secondari, cioè bisognerebbe un attimo guardarci bene prima di comunque andare a fare, a somministrare qualcosa a tutta la popolazione, e quello purtroppo necessita di tempo se si vogliono che le cose siano fatte bene. Per cui si sta facendo sicuramente, ma non potrà di certo risolvere i dubbi, tutti i nostri dubbi, subito, e con subito parlo anche di mesi, cioè... come tempi, ecco.
Certo, è meglio fare con più calma invece che fare peggio per la fretta. Sì, perché alla fine, esatto, io posso dare un'osservazione dei pazienti che vedo, ma se voglio veramente fare un ragionamento scientifico ci vuole, dipende anche da cosa si sta parlando, però una selezione dei pazienti, diciamo che si assomigliano, a cui si fa un protocollo studiato, stabilito. Una volta che viene applicato il protocollo, seguirli con magari degli esami del sangue o degli esami, che ne so, radiografie piuttosto che altre cose, vedere, analizzarli tutti questi dati una volta raccolti, dai dati trarre delle conclusioni e anche vedere le criticità che si sono anche riscontrate. Tutto questo necessita di tempo e di risorse, perché c'è sempre qualcuno che ha a fare tutto questo lavoro nel mentre, che tante volte siamo anche noi, ecco. Per cui i piccoli topi che cercano nelle cartelle, per cui diciamo che non è una cosa che ci darà risposte a breve, ce le darà ma non a breve. Invece un'altra domanda che mi è venuta in mente, a cui forse avete già un po' risposto all'inizio, si è parlato di questi giorni, comunque si parla di evento inaspettato, imprevedibile, nuovo di certo, perché nessuno ha mai vissuto una pandemia di queste dimensioni, però molto spesso si è premuto sull'aspetto dell'imprevedibilità, del fatto che assolutamente non ci si potesse mai aspettare una cosa del genere. E, voi prima avete raccontato che voi vi siete trovate davvero spiazzate, quindi probabilmente davvero non ci si aspettava una cosa del genere, però quanto secondo voi può avere un po' influito la mancanza di mezzi? Cioè nel senso, magari in questi anni c'è stata una diminuzione dei fondi alla sanità, potrebbe aver influito questo aspetto secondo voi? Quello decisamente. Quello secondo me sì. Quello decisamente. Allora, era imprevedibile, secondo me neanche noi ce l'aspettavamo all'inizio una cosa del genere, cioè è risposto veramente col cuore, cioè io lo dicevo anche ai miei parenti all'inizio, cioè veramente non me l'aspettavo. È anche vero che i dati che c'erano arrivati all'inizio dalla Cina non erano secondo me, non erano del tutto completi, lasciamola così. Avevamo capito che stava succedendo qualcosa, ma non avevamo colto l'entità del problema, magari io per diversi motivi, però sicuramente non ci aspettavamo una cosa del genere, che non si potesse prevedere che un giorno succedesse una cosa del genere. Sono cose che nella storia comunque sono successe, la peste antoniana dei romani, l'epidemia di influenza spagnola, si dice di influenza spagnola, comunque aveva fatto anche un bel po' di milioni di morti in tutto il mondo, una cosa che è successo in passato. Credo che noi pensassimo magari che nel nostro ventunesimo secolo tecnologico e avanzato non sarebbe successo, che ce ne saremmo accorti, magari ci è giocato anche quello, però non eravamo pronti. Non eravamo pronti. Come strutture, come numero di personale, come tutto. Come protezioni, dispositivi di protezione, cioè a un certo punto non... Materiale, strutture, tutto sì, ha sì, un no? numero così appunto contemporaneo di malati. Sì. Perché se fossero arrivati scaglionati invece che in 2 mesi, in 12 mesi, non ci sarebbe stato tutto questo. Però il fatto di avere un tot di persone, un numero elevatissimo di persone gravi che hanno bisogno di tante risorse tutte allo stesso tempo, no, il sistema non era pronto. Ma non era pronto qui, non era pronto in Spagna e non era pronto in Francia. Cioè, i paesi che io conosco e con cui ho tanti rapporti. Cioè non eravamo pronti nessuno, non era una cosa dell'Italia in generale. Sicuramente anche il fatto di diamo meno soldi alla sanità, facciamo meno contratti e non riduciamo questo, riduciamo da qua e le mascherine, ne ordiniamo un tot e poi non ne prendiamo più, non abbia aiutato per niente, ecco.
Io a un certo punto mi mettevo la busta della spazzatura sui piedi. Sì, cioè, sì, i nostri calzari per un bel po' è stato... Le ritagliavo dalle buste della spazzatura. Buste del rusco, come si dice qua da noi. Esatto. E siamo a Bologna in un ospedale, in un policlinico universitario di categoria buono, per cui cioè non parliamo neanche... E si scivola un sacco. L'ultima zona, insomma. E si scivola con le buste della spazzatura in piedi. Soprattutto perché si igienizza tutto il tempo, ovviamente, in tutti i reparti, ma soprattutto nel reparto Covid. Quindi c'era quel bello spazio di gel igienizzante per terra e poi calzare fatto dal sacco della spazzatura. Esatto. Sì. Ma secondo voi, come appunto abbiamo visto in questo periodo che è veramente, veramente importante investire nelle infrastrutture pubbliche, se si dovessero dare nuovi fondi alla sanità, quali sarebbero secondo voi i primi problemi da risolvere? Cioè non solo per questo evento, ma proprio in generale? Domanda difficile. Cioè le cose più... Sì, magari non una delle prime cose da risolvere, questo non lo so. Una cosa da risolvere sicuramente per me è le differenze fra ospedali, la mancanza di una rete territoriale che funzioni in modo efficace. Cioè sul territorio italiano in generale, non parlo neanche di Bologna, ma una rete territoriale che funzioni e regolarizzare tutte le persone che lavorano con dei contratti di borse universitarie a 800 euro, ma che lavorano come se fossero dipendenti, senza i diritti dei dipendenti, anche quello con, esatto, cioè, ecco, e anche queste, cioè, ti direi così, ma penso che se, cioè, ci sarebbero mille cose da cui partire, ecco. Poi ogni posto ha le sue criticità, ovviamente, intrinseche. Sì, il problema forse è che, diciamo, ogni ASL fa un po' discorso a sé, ogni posto ha un po' il suo problema, ma anche quello e secondo me diventa difficile gestire. Ma magari non ci vorrebbe che ogni posto facesse da sé, ci vorrebbe un modo di agire globale, cioè nel senso più unificato, più unificato, in modo tale che non ci si ritrova ad avere delle differenze enormi fra un posto e l'altro, o un modo di agire opposto fra un posto e l'altro. Ecco, però qui è un discorso molto lungo. Sì. Così. Allora, abbiamo parlato un po' della vostra esperienza sul lavoro e adesso durante questo filone di interviste chiudiamo sempre in una maniera simile, cioè vi chiederemo di dirci qual è stata una riflessione che avete maturato durante questi giorni, diciamo un pensiero positivo che vorreste condividere con ragazzi come noi, studenti o comunque persone che sono appena uscite dall'università. Un'idea che vi è venuta in questi giorni. E allora, che niente, quello che è successo è stato qualcosa di... imprevisto, a cui nessuno era preparato, né chi lavora dentro l'ospedale, né chi non è stato coinvolto dentro l'ospedale, ma nella sua vita privata e di tutti i giorni, che ne stiamo piano piano uscendo da questa prima fase e che comunque andrà in queste prossime settimane e mesi, non dobbiamo assolutamente scordarci che cosa è successo in questi due mesi di marzo e di aprile. Io la riflessione positiva mia sarebbe un po' il aver visto tanta solidarietà tra persone che non si conoscono, che hanno cercato di darsi una mano o di dare una mano a chi era in difficoltà nei momenti magari più difficili, e come, non lo so, le iniziative dei supermercati, delle persone volontarie per portare la spesa a casa alle persone anziane, o chi si è offerto di dare una mano, che ne so, in ospedale a portare la cena gratuitamente ai sanitari, per esempio, che facevano tardi, o tutte queste piccole... No, questi gesti di solidarietà spontanea che sono un po' venuti fuori dal nulla, ecco, credo che quello sarebbe una cosa
che se la facessimo tutti più spesso fra di noi sarebbe tutto più semplice a volte, ecco. E, però ciò, sì. E ciò che ha aiutato nell'affrontare questi due mesi sono state appunto delle piccole cose, cioè tante piccole cose messe assieme da tante persone, e non c'è stata una grande cosa che è successa e che ha risolto o aiutato. È stato il contributo, anche minimo, piccolo, ma di tanti. Esatto. Sì, e sì. Questo può essere forse un insegnamento di questo periodo, che ribadisco, sì, non dobbiamo scordarci troppo velocemente. Mm-mm. Assolutamente, io direi che quello è lo spunto positivo che io ho tirato di tutto questo. Ecco. Che non è poco, insomma. Allora possiamo dire che, sperando che queste buone azioni continuino anche quando tutto sarà finito, noi vi salutiamo e vi ringraziamo veramente, veramente tanto per questa intervista. Grazie a voi. E allora grazie. Un saluto a Irene Zaghi e a Clara Solera. Buona serata. Un saluto a voi. Ciao. Ciao. Ciao.